Adesso diamo la linea al nostro Lorenzo Valeriani perché si trova con il coro natalizio in canto di Chieti. Amiche ed amici di Rete 8, ancora un appuntamento, ancora percorre chilometri il nostro tour. Vedo Paolo Bernabei che ha cambiato abbigliamento in modo particolarissimo, ma il motivo qual è? Perdonami. Siamo a Natale e aspettando il Natale ho scelto un abbigliamento consono, anche perché questo abbigliamento non ce l'ho solo io, ma ce l'hanno anche dei miei colleghi, perché questo è un coro, diciamo, che spazia tra il folklore, musica sacra, musica natalizia, canti anche pasquali. Allora questa settimana faremo ovviamente canti natalizi. Faremo in che senso? Faremo noi, perché questo coro, vi voglio fare una sorpresa, ecco, ha degli strumentisti, tanti strumentisti, e io sono uno di loro. Ecco. Incredibile, insomma, caramba mi verrebbe da dire, ma l'emittente è diversa, fortunatamente, aggiungo io. Allora, Paolo Bernabei con la fisarmonica, immagino. Con la fisarmonica, punto. Però vi voglio presentare i miei amici, i miei collaboratori, i collaboratori del coro, ecco. Arianna Di Pasquale, Alessandro Tortora, Mena De Nicola e Matteo Aliprandi. Quindi cinque fisarmoniche e un flauto, ho visto. È un flauto, è Giuliano, la nostra pietra miliare, ecco, lui con il suo flauto ci allieta sempre in tutti i canti, perché il flauto si presta bene in tutti i canti. E allora da fil rouge, da anello di congiunzione, Paolo Bernabei si esibirà per noi, ma soprattutto per voi, in questo meraviglioso tour che per una settimana ci farà compagnia nel periodo, almeno per me, più bello dell'anno, spero anche per voi, che è quello natalizio. Paolo, in bocca al lupo. Mi vado ad accomodare. Prego maestro, prego maestro.
allora, dopo aver ascoltato qualche brano di questo meraviglioso coro, Armonie d'Abruzzo in canto, sono con la prima ospite dopo Paolo Bernabei, Lucilla Luciani, non solo membro del coro, ma soprattutto pittrice. E anche poetessa. Mi diverto anche a scrivere tra un evento artistico e l'altro. Diciamo un artista a tutto tondo, perché ovviamente si canta, si dipinge e si scrivono versi importanti che ascolteremo anche in questa serata. Sì, una l'ho portata in vernacolo. Provengo da una famiglia d'arte, sia dalla parte materna che paterna. Il mio gemello, Vincenzo Luciani, è direttore d'orchestra e clarinettista da camera. Quindi un impegno grosso il suo, non può steccare. Non posso steccare nel modo più assoluto, anche perché dopo fare brutta figura con il coro di Armonie d'Abruzzo in canto, che sono veramente così bravi, e un elogio va non solo al presidente Raffaello Pusticcio, ma anche al maestro Gabriele Di Pasquale, che cura con pazienza certosina e con grande maestria ogni voce. Poi devo dire anche che questo è un coro fortunato, perché abbiamo la matrice. E quando c'è una madre in un coro c'è tutto. E la madre è Rita Sablone, che ci sostiene in tutto, è veramente una potenza simpatica, gioviale, vivace, e quindi dico sempre che con una nota del maestro e il sorriso di mamma, la chiamate così, è vero, la sonata il sorriso di mamma, le note si rincorrono sul pentagramma. Questa è una settimana particolare, perché il caso ha voluto che quella dedicata al Natale sia nelle vostre mani. Certo. Quindi anche un impegno bello pesante, certo, perché per una settimana dopo ovviamente aver pranzato sulle tavole abruzzesi, aver bevuto il nostro meraviglioso Montepulciano, siamo pieni, seduti sul divano a rilassarsi un po', ad ascoltare questi meravigliosi canti, tutti completamente dedicati al periodo più bello dell'anno, lo possiamo dire? Sì, ma come no, certamente, anche perché poi il maestro Gabriele Di Pasquale ci tiene molto, cura, ha passione. Sta ascoltando anche questa intervista, ovviamente, ma certo, per certo valutare ciò che si dice. Certo, ma comunque è tutto meritato, non è perché ascolta, sono veramente molto bravi, e anche tutti i coristi, i maestri fisarmonicisti, tutti bravi, perché c'è passione, c'è amore. Il motto del nostro gruppo è intanto è una corale coesa, compatta, ma il nostro motto è che l'unione fa la forza. Soprattutto il presidente mi diceva, è vincente sicuramente, il presidente mi diceva, ma anche il maestro l'ha voluto ribadire, non siamo tutti dello stesso posto. No, la provenienza, lui mi ha detto, è un coro multietnico addirittura. Infatti, siamo multietnici, anche multicolor. Assolutamente. Beh, insomma, in questi tempi, insomma, è giusto così. Thank you.
Nel frattempo, mentre Lucilla Luciani ci racconta un po' non solo la sua esperienza artistica corale, ma anche un po' dei frammenti della sua vita personale e familiare, soprattutto stiamo vedendo, e ringrazio Mario Giacchetta per le riprese, alcune sue opere. Qui, ovviamente, oltre al gonfalone, allo stendardo dell'Associazione Culturale Armonia d'Abruzzo Incanto, ci sono tante... tanti bei quadri eseguiti nel corso del tempo. Comincio con il primo piccolo lì. Quella è un'opera che ha vinto il primo premio di arte sacra internazionale a Roma nel dicembre del 1983, quindi ero un artista in erba. Poi abbiamo la seconda e la terza opera, sono due artisti rinascimentali. Una è la Visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta di Mariotto Albertinelli e l'altra sotto è la Madonna della Seggiola di Raffaello. Questi due quadri sono l'uno il compimento dell'altro. Perché? Perché mentre nella Visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta, quando queste due madri si incontrano, leggiamo nel Vangelo di Luca che c'è il sussulto delle creature in grembo, invece sotto nella Madonna della Seggiola abbiamo i due cuginetti che sono vivi, sono reali. Poi abbiamo altri due quadri, la piccola e la grande Cooper, entrambi di Raffaello, il divin pittore, l'illustris, il magister, figlio di Giovanni Santi, anche padre pittore e allievo del Perugino. Perché intanto Cooper è il cognome della famiglia che ordinò di fare questi quadri. La piccola Cooper perché è una delle prime Madonne che fece Raffaello, infatti è ancora, si vede lo stampo ancora del maestro Perugino e anche la forma triangolare della Grecia classica, ellenica, mentre invece la grande Cooper l'ha realizzata già quando era grande di stampo fiammingo. Io in questa opera ho tolto il paesaggio dietro per dare un po' più risalto alle figure. Sì. Poi abbiamo invece un quadro di Francesco Mazzola, detto il parmigianino perché di Parma. Questa è la Madonna dal collo lungo. Lui era un pittore che stilizzava molto, allungava molto le figure e in questo quadro il bambino dormiente dà un po' il ricordo del Cristo morente in croce. Vedete come è rilassato, sì. È capostipite del manierismo, il parmigianino. E poi abbiamo questa opera qui, monocromatica, tutta sull'azzurro, e la rosa mistica. La rosa mistica perché è la rosa nascosta del cielo. Mistico in greco significa nascosto. Allora, visto che noi saremo qui per diverse ore, sì, ed ovviamente ci saremo con tutto l'entusiasmo e tutta la gioia di questo mondo, però poi c'è bisogno di riportare anche qualcosa. Quale quadro possiamo riportare a casa ed appendere all'interno della redazione di Rete 8? Io se dovessi scegliere, ecco. Però non ve lo regalo. Quello che ha meno valore, già l'ho capito. No, il valore no, scherzo. Assolutamente. Io porterei questa, perché non lo so, siccome anche l'ultima opera che ho realizzato ha vinto anche dei premi e quindi... E devo dire che anche sotto l'aspetto cromatico, sì, guardando il simbolo, no, di Rete 8, sì. Ma anche insomma, lo stendardo. Ci sta bene, quindi, ma lo stendardo giallo, lo lasciamo lo lasciamo all'associazione e portiamo al nostro direttore e ai nostri editori questo quadro. Poi, quando ovviamente la poetessa Luciani... avrà voglia. Grazie per questa intervista, grazie. Ottima sotto l'aspetto artistico. Molto. Adesso però torneremo in sala, torneremo in chiesa qui alla Santissimo Crocifisso per valutare le doti e le virtù canore della nostra poetessa. Doc. Benissimo. Mie no, particolarmente però del coro. Coro doc, altissimi doc. Livelli. Rimanete con noi, non cambiate canale ovviamente. Grazie di cuore. Prego, buon Natale a tutti.